Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Mi pare doveroso, prima di iniziare, ringraziare l'organizzazione che ci ha concesso lo spazio per la presentazione di questo nostro progetto, in questa occasione appunto l'Università La Sapienza, che ci tengo a sottolineare, nasce dall'unione di intenti appunto di questo team, questo gruppo di ragazzi che compone il nostro team, che è formato da 7 persone che appartengono in realtà a diversi ambiti di studio. Abbiamo infatti 2 archeologi, uno storico contemporaneo che sarei io, abbiamo un filologo e infine 2 designer, oltre a un architetto. Il nostro progetto appunto nasce da una discussione da noi intrapresa qualche tempo fa riguardo la possibilità di trasmettere il messaggio dell'archeologia ad un pubblico non esclusivamente di specialisti, quindi di addetti ai lavori. E quindi questo tentativo di decodificare questo millenario messaggio dato dall'archeologia in una sequenza di immagini, parole, ma forse soprattutto di sensazioni, quindi di emozioni anche strettamente personali, quindi per un percorso strettamente personale. Il nostro progetto, che si chiama appunto Ipercolumna, a cosa si rifà? La colonna ovviamente si rifà al celebre monumento della colonna Traiana, che mi pare non abbia bisogno di particolari presentazioni. Mentre il prefisso hyper ovviamente sta appunto vuole rifarsi grazie alla tecnologia del web 2.0, quindi alle possibilità dell'interattività, dell'ipertestualità offerte, vuole proprio trasmettere una conoscenza multimediale ma anche personalizzata, quindi proprio andare a cercare le singole esigenze, le singole curiosità. Proprio per decodificare questo messaggio di cui abbiamo parlato. Cominciando con la presentazione proprio del nostro progetto, la colonna Traiana, edificata nel 113 sotto ovviamente l'imperatore Traiano dell'omonimo foro, fu una novità artistica assoluta già a quel tempo, perché era il primo esempio di una colonna con fregio a spirale, appunto, che ne ricopre tutto il fusto nella sua interezza, una colonna vuota all'interno perché presentava una scala a chiocciola, appunto, un modello che in realtà avrà anche un certo successo nel corso della storia. A Roma infatti è possibile trovare la colonna di Marco Aurelio nello stesso modello. A Costantinopoli oggi non esistono più, ma si ha notizia della colonna di Teodosio e di Arcadio, ma anche in tempi più recenti, quindi anche in età neoclassica, nell'Ottocento, abbiamo la colonna Vendôme, appunto nell'omonima piazza di Parigi, edificata dall'imperatore Napoleone I, dedicata appunto a celebrare i trionfi dell'imperatore dopo la battaglia di Austerlitz. Lo stesso Napoleone volle rifarsi proprio a Traiano, esplicitamente disse vogliamo edificare una colonna, un monumento come ha fatto Traiano a Roma. Quindi un messaggio di un certo impatto. La colonna già di per sé può essere interpretata come una sorta di ipertesto ante litteram, proprio per le miriadi di connessioni che offre al suo pubblico, potremmo dire. Per tornare appunto alle ragioni dell'imperatore Traiano che stanno alla base delle sue edificazioni, infatti possono esserci diverse chiavi interpretative. La prima chiave, quella diciamo ufficiale, è quella indicatoria. La colonna infatti nel suo basamento presenta un'iscrizione dove trova testimonianza che la sua altezza, l'altezza del fusto che è di 100 piedi romani, stava a testimoniare l'altezza dello sbancamento del colle Quirinale voluto da Traiano proprio per l'edificazione di tutta l'area del foro e anche quella limitrofa con i mercati di Traiano. Quindi questo lavoro colossale, monumentale, viene ricordato nel basamento della colonna. La seconda funzione che volle dare Traiano al monumento era quella onoraria, invece, ovviamente nel fregio di cui parleremo molto approfonditamente vengono celebrati i trionfi di Traiano in Dacia, ma soprattutto nella gigantesca statua che doveva sommontare la colonna, appunto la sua sommità raffigurante l'imperatore trionfante. Stava proprio questa funzione onoraria dedicata all'imperatore,
statua che nel 1588 sarà però sostituita dal pontefice Sisto V da quella che possiamo vedere ancora oggi di San Pietro. Era in realtà questa di San Pietro molto più piccola però. L'ultima funzione che ci offre appunto la colonna traiana, diciamo, alla sua origine, viene però esplicata solamente in un secondo momento, sarebbe la funzione funeraria. Per ovvi motivi Traiano non poteva rivelare questa funzione prima della sua morte, perché Traiano sarà infatti sepolto all'interno del basamento della colonna, che vi è infatti una stanza vuota dove è stata conservata l'urna con le ceneri dell'imperatore e di sua moglie Plotina. Oggi ovviamente l'urna non c'è più in seguito alle spoliazioni che è stata oggetto a Roma nel corso della storia. Ma soprattutto degno di nota di questo monumento è il suo magnifico fregio istoriato, lungo ben 200 metri, si avvolge per 23 volte intorno al fusto della colonna, può essere diviso in 155 scene, anche se sulla divisione, sul numero delle scene ci sono diverse interpretazioni, e contiene nel suo interno addirittura ben 2500 figure. La colonna vuole rifarsi a un modello librario, diciamo, che è particolarmente azzeccato per questo monumento, perché in origine nel foro di Traiano doveva essere al centro di due biblioteche, due edifici interpretati come biblioteche, quasi a voler significare appunto un rotolo uscito da queste biblioteche si fosse improvvisamente srotolato attorno al fusto della colonna con un effetto particolarmente accattivante. L'arte della colonna traiana si rifà a quella delle pitture trionfali, quindi all'interno della pompa trionfalis, dell'apoteosi di Roma vittoriosa, i trionfi che si succedevano nella capitale dell'impero, che vedevano i comandanti vincitori e esportatori della civiltà e della cultura romana nel mondo. La città era appunto in festa, venivano esposti questi pannelli temporanei però, dove venivano raffigurate appunto le figure, le immagini colorate dei trionfi di questi comandanti, con un forte impatto emotivo che andava a mischiarsi al racconto dei veterani appunto che tornavano dalla guerra, quindi dando proprio un'immagine volutamente propagandistica del messaggio che questi comandanti volevano trasmettere al popolo romano. Il fregio della colonna racconta in dettaglio, con molti dettagli, la storia delle due campagne daciche condotte da Traiano fra il 101 e il 102 e il 105 e il 106, quindi questa campagna che hanno spinto le legioni romane oltre il confine settentrionale del Danubio per sottomettere la Dacia, l'indomita Dacia. Le due campagne sono, la storia delle due campagne è intervallata da questa scena che potete vedere, che rappresenta una vittoria alata intenta scrivere su uno scudo, vedete la vittoria è attorniata dai trofei dei vinti, dalle armi dei vinti, intenta scrivere sullo scudo le vittorie dell'imperatore, quindi è un'immagine molto che dà un forte impatto, un forte coinvolgimento, proprio quello offerto dallo storytelling, quindi secondo il modello dello storytelling. Lo storytelling è appunto questa antica tradizione che nasce con la storia orale, i racconti orali delle popolazioni delle prime civiltà che grazie appunto a questi racconti tramandavano le loro esperienze, le informazioni che si evolve poi nelle pitture rupestri e che noi appunto abbiamo voluto trasferire grazie a una sequenza di parole, immagini e suoni, un racconto, quello dello storyteller, dell'antico cantastorie, particolarmente dal forte impatto emotivo. L'interlocutore infatti non è passivo perché c'è un forte scambio culturale fra i due durante il racconto, durante la pratica dello storytelling. Il progetto Hypercolumna, il progetto che stiamo presentando quest'oggi, cosa si propone proprio? La creazione di una piattaforma multimediale che grazie alle tecnologie del web 2.0 e all'interattività, come vi ho già accennato, consente la creazione di un digital storytelling, quindi questa evoluzione moderna dell'antico mestiere del cantastorie,
che era appunto diciamo srotolato attorno al fusto della colonna. Il progetto prevede ha previsto la creazione di un portale web visitabile dal sito evercolumna.it, che è attualmente in costruzione, attraverso il quale l'utente potrà spostarsi in modo multimediale e interattivo all'interno di diversi campi, soddisfando in questo modo le proprie curiosità riguardo alla corona traiana e le sue infinite correlazioni. In un secondo momento poi si prevede la creazione di un'applicazione per smartphone Android e si spera anche per iOS. E lo stesso fregio della colonna sarà srotolato diciamo, davanti agli occhi dell'utente, che potrà quindi soffermarsi sulle scene, andando appunto a osservare quello che più lo interessa, perché la colonna offre veramente un'infinità di spunti. Qui vediamo l'home page del portale che abbiamo creato, appunto evercolumna.it, che vi invito a consultare. Il nostro lavoro è stato diviso in tre grandi macro aree, appunto per trattare la colonna traiana, che è stata interpretata come monumento, quindi analizzando la tipologia quindi del monumento della colonna, i metodi costruttivi, i materiali di costruzione, appunto sono aspetti molto interessanti da trattare, il marmo di Carrara di primissima scelta che è stato impiegato per la sua edificazione. La seconda macroarea è quella di intendere la colonna come elemento topografico, quindi andare a trattare interamente l'area dove sorgeva la colonna, quindi il foro e i mercati di Traiano, ma anche l'evoluzione dell'area fino ai giorni nostri. Ma soprattutto è stata investigata in dettaglio la narrazione, quindi la storia raccontata nel fregio della colonna, quindi partendo dalle due campagne daciche dell'imperatore è possibile scoprire le tecniche militari e la vita quotidiana delle truppe dell'esercito romano, perché non bisogna dimenticare che il fregio della colonna è la maggiore testimonianza visiva che abbiamo sull'esercito romano. Le armature, i personaggi presenti nella colonna, molti di questi lo vedremo più tardi, sono personaggi riconoscibili, realmente esistenti, che hanno mantenuto fino ad oggi la loro memoria. Qui vediamo diciamo solo alcune delle infinite possibilità, le infinite correlazioni offerte dalla colonna traiana. Vedete, partendo dalla colonna traiana si può fare praticamente il giro del mondo, viaggiare insieme ai soldati di Traiano, sentire lo stridore delle loro armi e delle armature, vedere appunto anche i rituali che seguivano i soldati al fronte, ma non solo, anche quelli dei loro rivali, in questo caso dei Daci, conoscere quindi i personaggi che hanno caratterizzato questa affascinante storia, garantendo sempre allo stesso tempo il massimo della flessibilità all'utente appunto nell'interazione con la piattaforma multimediale che stiamo presentando, ma allo stesso tempo anche il suo coinvolgimento che abbiamo pensato di incrementare ulteriormente, tentando l'ipotetica ricostruzione dei colori che un tempo adornavano la colonna traiana, perché come sapete tutti i monumenti romani erano molto pitturati con colori anche molto accesi. Appunto abbiamo cercato di restituire all'utente, al visitatore, appunto, perché queste applicazioni devono accompagnare l'utente nella visita, abbiamo voluto restituire all'utente il punto di vista che avrebbero potuto avere i suoi antenati di 2000 anni fa, trovandosi di fronte alla colonna traiana. Qui abbiamo alcuni esempi di scene colorate della colonna traiana, appunto tratte dal fregio della colonna traiana. Queste scene saranno sono accompagnate da una serie di link, focus e immediati collegamenti che entreranno nel dettaglio della spiegazione di quello che state vedendo. In questo caso vediamo la scena decima, siamo all'inizio della prima campagna dacica, vediamo l'imperatore Traiano sulla sinistra in una delle nove scene di ad locutio presenti nella colonna traiana.
la Dropuzio appunto viene ripetuta ben 9 volte all'interno della colonna, e infatti si vuole dare, ha un forte impatto emotivo sull'osservatore, perché si voleva mostrare la centralità del rapporto fra l'imperatore e il suo esercito, l'imperatore che seguirà costantemente le sue truppe, l'imperatore soldato che seguirà costantemente le sue truppe in tutte le varie battaglie, le varie vicende delle campagne daciche. Qui si vedono appunto i soldati romani a semicerchio che stanno ascoltando appunto il discorso dell'imperatore. È possibile osservare infatti, entrando nel dettaglio, la differenza, vengono mostrati i differenti corpi che componevano l'esercito romano. Vedete i legionari che portano la lorica segmentata, questa armatura che copriva il corpo fino al bacino, al loro fianco combattevano gli ausiliari, quindi con un'armatura più leggera. Questo prova a testimoniare l'alto livello di dettaglio che mostra la colonna traiana. Qui vediamo invece una delle numerosissime scene di labor presenti nella colonna. Questa è anche una scelta piuttosto inusuale, perché se ad esempio la paragoniamo alla colonna di Marco Aurelio scopriremo che lì ne troviamo solamente due. Qui sono invece numerosissime, anche questo aveva un forte impatto, un forte significato propagandistico, queste scene mostrate dall'imperatore della colonna. Volevano infatti mostrare il divario tecnologico, ma soprattutto culturale, fra la civiltà romana e il barbaricum. Si vede proprio nel dettaglio, infatti i legionari romani sono sempre i legionari, mai gli ausiliari intenti nelle scene di labor. Si vedono, si capisce che sono legionari perché, come vi ho detto, portano l'armatura pesante, proprio perché a esportare quindi la civiltà romana, questo messaggio, saranno proprio i cittadini romani. Invece gli ausiliari erano la maggior parte delle volte quelli, i soldati presi dalle altre province dell'impero. Allo stesso tempo però vediamo anche due teste, vedete sulla destra, di daci impalati, lasciate proprio come monito contro i loro nemici, che intraprendono una sorta di guerriglia paragonabile al moderno Vietnam, potremmo dire, proprio per contrastare l'avanzata dei soldati. Qui vediamo infatti i legionari che stanno costruendo una strada e disboscando gli alberi, quindi proprio portando la civilizzazione, la civiltà in queste terre. Questo era il forte messaggio che volevano trasmettere queste scene. Nell'ultimo esempio che vi voglio proporre vediamo un altro simbolo dell'elevata livello di civiltà romano, contrapposto a quello dei daci, che si voleva contrapporre a quello dei daci. Vediamo la formazione della testudo, la famosa testuggine, che era proprio un simbolo della disciplina e della tecnica militare, dell'elevata tecnica militare raggiunta dai romani, che viene spesso contrapposta invece agli scomposti attacchi dei daci, quindi disordinati attacchi dei daci. Vedete invece la disciplina, la ferrea disciplina dei romani. Come infatti ricorda un generale romano, le battaglie di Roma vengono vinte prima che con le armi, anche con la zappa e con la disciplina. Vedete sotto i piedi dei legionari un dace morto. Questa è un motivo anche questo molto ricorrente nella colonna. Infatti i daci vengono spesso, decine e decine di daci sono mostrati morti, mai invece i romani. Questo è un leitmotiv della colonna, una sorta di regola non scritta presente nella colonna. Si voleva infatti, attraverso la far osservare questi pochi daci morenti, l'osservatore avrà così l'idea della di migliaia di daci che sono invece morti in seguito alle campagne intraprese dai romani. Quindi grazie al progetto Hypercolumna vorremmo far procedere l'utente al fianco delle legioni romane per scoprire insieme questa affascinante storia. Per me è tutto, vi ringrazio, grazie per l'attenzione.